Allora, buongiorno a tutti. No, aspetta. Meglio che mi faccia una doccia prima. Allora, questo è un vloghetto di fine anno perché lo stanno facendo tutti e mi sembra stupido non omologarmi come tutti gli altri stronzi e quindi lo faccio anch'io, però non ho scritto niente, non mi sono fatto nessuna scaletta e andrò a braccio. Hai capito? Braccio. Così la capite tutti, ridete a crepapalle. Niente, cosa posso dire di questo 2014? Posso dire che quest'anno non sono usciti tantissimi giochi, però tutto sommato tra Xbox One, Threads e Wii U sono riuscito a cavarmela. Infatti ho fatto anche un articolo a riguardo che vi pubblico, cioè vi linko qui sotto direttamente sull'angolo, così potete magari andarvelo a leggere, il recap di tutti i giochi giocati quest'anno. È stato un anno interessante, soprattutto dal punto di vista di YouTube. Mi sono inventato un paio di cose che reputo carine, infatti vi ringrazio ancora per il troppo vecchio per questa merda, che è una rubrica a quale tenevo veramente tanto è andata parecchio bene, soprattutto dal punto di vista dei commenti e dell'argomentazione. Non tutti hanno argomentato, ma molti si sono lamentati, però chi se ne fotte? Grazie a tutti quelli che hanno commentato e che hanno partecipato alla nostra conversazione tra amici, perché YouTube per me è questo, fare un dialogo con voi. Sostanzialmente, se tu sei un gamer e parli di videogiochi su YouTube, sei automaticamente un bambino e non meriti di entrare in nessuna cerchia di gente adulta. Ok, va bene, a me sta bene. Sta bene perché l'importante siete voi che guardate questo video, mica altri che non guardano questo video. Cosa mi aspetto dal 2015 per quanto riguarda il gaming? Boh, perché questo 2014 deve essere una figata dopo che le console next gen sono uscite nel 2013 e il 2014 doveva essere un tappeto dietro l'altro di giochi super fighi e non è stato così, perché tutto questo tappeto è stato spostato al 2015 e quindi si spera che in questo 2015 escano tutte quelle bombe che dovevano uscire quest'anno. Però il dramma rimandiamo al 2016 potrebbe restare e mi inquieta anche un pochino. Volevo anche giusto ringraziarvi per le live su Twitch, siamo sempre di più e ci divertiamo davvero un sacco. Io soprattutto mi diverto un sacco con voi, soprattutto a cercare di risolvere enigmi di Nostradamus con Unity e non riuscirci. Ci abbiamo messo un'ora a fare due troiate, però mi sono divertito un sacco. E quindi ringrazio ancora una volta tutti voi perché vi voglio tanto bene. Avrei detto un sacco di altre cose, avrei mandato a fanculo un sacco di altre persone, però insomma. Siamo persone civili, ci si vuole bene e quindi vi auguro a tutti. Wow, cazzo!